Ammazza che gol, ragazzi, ammazza che gol, Calafiori, gol stupendo, gol stupendo. La Roma vince contro lo Young Boys e passa come prima nel girone. Alla fine abbiamo fatto quello che bisognava fare, vittoria e primo posto nel girone con un turno di anticipo. Perfetto, primo tempo in cui sicuramente meritavamo molto molto di più e siamo andati sotto, ragazzi. Loro hanno fatto un tiro messo in croce che sia uno, poi alla fine l'abbiamo rimessa subito in piedi con Borja Mayoral nel secondo tempo. Calafiori che ha fatto, ragazzi, Calafiori che ha fatto gol magnifico, sinistro sotto il 7, stupendo, ragazzi, senza parole veramente. E poi ha segnato pure Dzeko, e poi alla fine, ragazzi, non un sinistro ma un destro è stato tirato a Mkhitaryan, un poraccio da Camara che ha fatto questo fallo di reazione, non ho capito neanche perché. Comunque, gara che bisognava vincere ad ogni costo e l'abbiamo vinta anche con le riserve, pure se ormai, ragazzi, è una costante. Quando giochiamo in Europa League, se non mettiamo i titolari, la partita non si chiude mai. Ci abbiamo provato una volta con il CSKA in casa, non abbiamo messo i titolari alla fine e abbiamo pareggiato 0-0. Comunque, quelli forti, i big, parlo di Dzeko, parlo di Miki, vanno messi sempre, ogni volta, ragazzi, per chiudere, per stare più tranquilli. Poi comunque oggi non mi è dispiaciuto neanche Borja Mayoral, tanto fraseggio nel primo tempo, tanto tiki taka, tanti passaggetti belli. Comunque oggi ho visto una bella Roma, nonostante siamo andati sotto, ragazzi, loro hanno avuto un'occasione, poi lì abbiamo sbagliato. Cristante Polaccio, neanche un centrale, però sicuramente lì deve stare un po' più attento, non può. A maggior ragione, non è un centrale, non ha tantissima, poi un po' ce l'ha ovviamente perché comunque è un mediano, è un regista, non è una punta. Lì comunque da centrale, stai giocando da centrale, da ultimo uomo, non devi affondare l'intervento, devi stare un po' più calmo. Però ragazzi, vabbè, gli si può perdonare considerando che alla fine è andata bene. Segniamo poi a fine primo tempo proprio con Borja Mayoral che sfrutta al meglio una respinta corta del portiere. Nel secondo tempo segna prima Calafiori, poi Dzeko, e la Roma vince 3-1. Comunque vi stavo dicendo, tantissime occasioni nel primo tempo, tanto tiki-taka, però poco cinismo, ho visto poca cattiveria sotto porta. Questo, noi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, abbiamo tante occasioni ogni volta, però ne concretizziamo poche, dobbiamo essere solo più cinici. Io voglio una Roma magari corsara, non oggi, però in generale, andiamo a giocare una partita in trasferta, una Roma corsara, due tiri, un gol e vinciamo 1-0, così voglio la Roma, perché comunque vincere e giocare bene ci sta, è bellissimo, però poi se non giochi bene non vince, questo è un problema, come fece il Napoli di Sarri. La Roma deve imparare a essere un po' più brutta ma vincente, un po' più sporca ma vincente, perché alla fine quelle vittorie ti fanno andare bene in campionato e in coppa. Comunque oggi niente da dire, veramente una gran bella partita, un gran bel match, bel gioco. Calafiori, ragazzi, Calafiori, mamma mia che gol, veramente stupendo, sotto al 7, 2002 si è ripreso da un bruttissimo infortunio a ottobre 2018 e si è ripreso alla grande, ha fatto partire questo sinistro che è veramente la fine del mondo. La Roma vince ed è prima nel girone, sarà testa di serie ai sorteggi per i sedicesimi. Mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, arriviamo il prima possibile ai 3.000 iscritti. Io vi ricordo che sarei molto molto contento anche se commentaste qui sotto con la vostra opinione personale sul video e sulla partita. Ciao a tutti, noi ci vediamo domani ovviamente con un altro video, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Buonanotte.